Parere favorevole di Commissione e Governo, si rimettono all'Aula i due relatori di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Arlotti. Tidei. Bene. Alberti. Allora, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 338, contrari 3, la Camera approva. Emendamento 7.106, Roberta Agostini. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. Deputata Agostini, prego, lei. Grazie Presidente, brevemente per motivare l'emendamento e per motivare il ritiro, perché vorremmo fino all'ultimo in aula riproporre una riflessione utile, spero anche al lavoro successivo che dovrà fare il Governo, che dovremo fare. L'emendamento è chiaro, da un lato si chiede, come dire, di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali per il personale coinvolto nei processi di riorganizzazione. E dall'altro solleviamo il tema della contrattazione delle relazioni sindacali. Noi poniamo ovviamente il tema del lavoro, visto che si tratta di misure di riorganizzazione previste in questo articolo, sono misure piuttosto decise, corpose in termini di unificazione degli uffici sul territorio, di loro riduzione numerica, di dislocazione territoriale. Cioè, si tratta di un riassetto generale che ha al centro, deve avere al centro, il tema della qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma che deve anche prestare la massima attenzione, crediamo, alla tenuta occupazionale, all'occupazione delle persone che ci lavorano. Per questo richiamiamo l'importanza del ruolo